Ora, come approfondimento facoltativo, dimostriamo che il rapporto tra il passo dell'elica D e il raggio di curvatura R dipende soltanto dall'angolo alfa di ingresso delle particelle nel campo B e questo sarà il rapporto 2π greco diviso tangente di alfa. Ricordiamo che il passo dell'elica si calcola con questa formula, velocità componente parallela per il periodo di rotazione, che a sua volta il periodo è dato da questa formula qua. Invece il raggio della circonferenza è dato da quest'altra formula con la velocità perpendicolare. Quindi queste sono le formule del passo e del raggio di curvatura. Il loro rapporto è la velocità componente parallela per il periodo, che è questo, diviso questa frazione, cioè per l'inverso di questa frazione, il reciproco. Quindi per QB diviso MV perpendicolare, QB si semplifica, la massa dell'elettrone pure, rimane quindi 2π greco il rapporto tra le due componenti della velocità V parallela diviso V perpendicolare. V parallela è V coseno di alfa, V perpendicolare è V seno di alfa, quindi rimane 2π greco e l'inverso della tangente di alfa. Quindi è dimostrata questa formula. Dunque si vede che l'unica cosa che conta ai fini di questo rapporto tra il passo e il raggio di curvatura è soltanto l'angolo d'ingresso nel campo B. Controlliamo che questa relazione risulti verificata nel caso del nostro esercizio. La tangente dell'angolo era la tangente di 30 gradi, rapporto fra il seno e il coseno, tra un mezzo e radice di 3 su 2, quindi la tangente di 30 gradi, come sappiamo, è 1 su radice di 3. Quindi 2π greco diviso la tangente è 2π greco per radice di 3 fa circa 10,9. E infatti 10,9 è lo stesso risultato che otteniamo dal rapporto fra il passo della elica, che per noi era 10,8 cm, e il raggio di curvatura dell'elica, che era 0,99 cm. Questo rapporto fa 10,9 in accordo con questa formula qua.